connubio nel segno dei profumi dell'Adriatico, quello andato in scena sabato sera nella suggestiva cornice della corte della cantina di Quistello, con i vini della cantina che hanno accompagnato i piatti a base di ben 6 pesci, il pescato di una notte dei pescatori di Gabicce. Sposiamo l'Adriatico agli amici di Gabicce Mare, i pescatori di Gabicce Mare, perché Quistello ha una specie di gemellaggio, perché tanti quistellesi sono in quell'area con l'attività sul mare, ecco, quindi è stato anche un motivo, no, di collegamento, e anche in questo periodo giustamente di ripresa abbiamo voluto dare questo segno. È una grigliata di mare, di pesce di mare fresco, come si fa praticamente nella Romagna. Si mangerà piadina romagnola, sardoncini, spiedini di gamberi, calamari, razza, moletti e soglioli, 6 tipi di pesce. Qual è il segreto di questa rostina? Il segreto non c'è, c'è un condimento che viene fatto storicamente con un pane grattato perché possa cuocersi, diciamo, sulla graticola, e viene condito con dell'olio e un po' di pepe, niente altro, cioè né aglio, nessun tipo di odore, diciamo, diverso che dal pepe e dal pan grattato. Anche sabato sera non sono mancate le sorprese organizzate per i commensali, come la musica di alcune delle più celebri canzoni anni 60, 70 e 80, accompagnate dalle proiezioni dei rispettivi videoclip, e sulle tavole grandi protagonisti, in particolare 2 vini della cantina, molto apprezzati nell'abbinamento con il pesce. Uno è il metodo classico, lo spumante 1.6, l'altro è il rosato, l'80 vendemmia di Grappello Ruberti. Questi sono i 2 vini che abbiamo scelto per terminare, o meglio, con un intermezzo, con un sorbetto con lo stecco, e anche questa è un'altra novità che Quistello propone, per poi terminare con il moscato, che è un classico, con un dolce fatto a base di limone. Un'altra iniziativa di grande successo dunque per la cantina di Quistello, ormai famosa per proporre abbinamenti enogastronomici che spaziano lungo tutta la penisola e che esaltano i profumi delle proprie etichette. Tanti applausi e riconoscimenti per lo chef e tutto lo staff. Ora l'appuntamento è per il 21 agosto, per una nuova serata di cui ancora non si svelano i segreti, ma che siamo certi sarà un'altra serata speciale.